Attraverso un approccio multidimensionale dell'analisi dei dati censuari è possibile mettere in evidenza o comunque far emergere una serie di informazioni che riguardano per esempio le caratteristiche migratorie della popolazione italiana. Ad esempio, incrociando le variabili luogo di nascita con cittadinanza attuale e cittadinanza precedente degli individui, perché per coloro che per esempio sono diventati nuovi cittadini italiani e hanno perso la cittadinanza precedente o vi hanno rinunciato o ancora la mantengono perché sono doppi cittadini, è possibile appunto, incrociando queste informazioni, cogliere quella che è la storia migratoria di tutta la popolazione residente in Italia. Questo può interessare per esempio gli italiani che sono nati in Italia, emigrati all'estero e rientrati in Italia, oppure i figli degli italiani all'estero che entrano in Italia e non ci sono nati e quindi sono gli immigrati italiani dall'estero. Ma nello stesso tempo è possibile cogliere la più recente storia migratoria che ha interessato il nostro paese, per esempio gli immigrati stranieri che sono nati all'estero, oppure gli stranieri di seconda generazione che sono nati in Italia. Ecco, mettendo insieme queste informazioni diverse è possibile ridisegnare in qualche modo la storia migratoria italiana e attualizzarla al momento attuale in quelle che sono le componenti principali che compongono tutta la popolazione residente in Italia censita. Questi dati saranno diffusi a fine anno.